È andata in scena sabato pomeriggio, sulle strade che collegano Riva del Garda al Lago di Tenno, la seconda tappa del Tour de France 2016. Per dare la possibilità di partecipazione anche ai meno sportivi, non era necessario arrivare primi, ma bensì avvicinarsi il più possibile al tempo e alla posizione di arrivo dichiarata alla partenza. La solita goliardia non ha mancato di animare questa simpatica manifestazione che colora le strade della Busa da più di 15 anni. Per la cronaca, a vincere indovinando il tempo è stato Walter Lombroso Azzolini. La maglia gialla ha cambiato spalle, ora indossata da Andrea Mister F. Suman. La prossima tappa si terrà il 18 giugno, sempre con la stessa formula, ma alle 5 del mattino, per affrontare la salita di Padaro. Tour de France 2016, torna alla classica di Tenno. Qual è il regolamento di questa tappa? Di questa tappa, questa è la classica di Tenno, con la sola differenza che non c'è l'ordine di arrivo vero e proprio, cioè quello che arriva prima. E prima della partenza ogni concorrente deve dichiarare il proprio tempo di percorrenza, cercare di indovinarlo. Tempo approssimativo. Eh sì, certo, c'è una graduatoria, una scaletta di più ti avvicini al tempo che hai dichiarato quando arrivi e più punti prendi. Se sbagli 10 secondi prendi tantissimi punti, se sbagli di un minuto un po' meno e così via fino a se sbagli di tanto. Inoltre bisogna anche dichiarare la propria posizione, quindi si stanno già guardando tutto in faccia i concorrenti per vedere che posizione dichiarare. In base a quello anche prendi diversi punti. Quindi non serve esattamente arrivare primo, ma cercare di conoscersi, conoscere bene il proprio tempo. Certo, senza dispositivi che possano, ecco, questo è l'importante, l'ho detto fin dall'inizio, nessun timer, nessun orologio, niente che possa, anche il telefono ovviamente, ci sarà una perquisizione, ma penso non serva perché qui, diciamo, prevale sempre nel Tour de France l'onestà, si cerca di stare sempre nelle regole, quindi non vedremo nessuno. Così per pro forma possiamo andare a vedere, ma non c'è nessuno che ha orologi o qualcosa, vero? Ragazzi, nessuno ha portato orologi. Mi sembra che. Questo lo ecco, considera orologio. Vede, però saltano fuori qui. Beh, ma se volete potete sì, ma guardare legale l'ora, file, cioè, potete guardare l'ora. Già saltano fuori. Non ha le pile, però va bene. L'ora, perché se non si muove la facciamo muovere. Avevo detto di non portare orologi o quant'altro, ma mi sembra che sono stato travisato. Comunque, adesso faremo una perquisizione corporale, come avevo Mancano detto. 5 minuti alla partenza. Ma pensavi di non esser visto? Pensavi? Anche l'avete vista? Non so io, ho detto non portiamo nessun dispositivo, né elettronico, né. Io ho capito elettronico, avevo capito io. Scusi, cos'ha sotto la maglietta lei? Niente, non mi sembra di. È il pacemaker. Faccia vedere bene. Che così, capito? Nessuno se ne accorge che sto barando e forse posso anche vincere, ma forse. Allora ragazzi, gli orologi sono banditi, si arriverà a Tenno sulla trentina dei minuti. E buono, ci vediamo, buona gara a tutti. Lei ha forse dispositivi abusivi per la misurazione del tempo? No, avete Poi, visto qualcosa? Se voglio giacerà quando non si è allenati. Togliere gli orologi! Togliere gli orologi! Toglierli tutti! Scusi, lei ha qualche dispositivo abusivo per misurare il tempo? No, anche perché non vedo l'ora. Allora sono a posto. Ma ce la metteremo tutta. Ecco le tre Marie, voi che tempo avete dichiarato? 65 minuti. Cioè, ultime? Sì, no, più o meno, dopo, prima del bimbo, dai, possiamo ad arrivare prima del bimbo.
stata dura svegliarsi stamattina, andare a lavorare, dopo venire qua, è sempre dura, però lo facciamo con piacere e finalmente arriva anche qualche soddisfazione. Ho sbagliato di soli 27 secondi e è andata benissimo, è andata bene così. La dedico a Vittoria, ai miei amici e tutti quelli che mi vogliono bene. Primo classificato, però non è detto che tu abbia vinto. Che non abbia vinto, perché è già arrivato il mio collega qua, che è arrivato secondo e ho sbagliato già di 2 secondi. Però mi ritengo vittorioso lo stesso per essere arrivato sul cima per primo. Sono arrivato secondo e ho indovinato la posizione perché avevo detto che arrivavo secondo in partenza. Dai, è andata bene, dai. Il primo è sempre irraggiungibile, va bene così. Molti partecipanti oggi. Mi sembra che abbiamo superato la trentina, anzi sicuramente l'abbiamo superata, e questo è un buon segno. Poi vedremo le prossime, ce ne sarà una alle 5 di mattina a Padaro, mozzafiato, un'alba mozzafiato nel vero senso della parola, con pendenze proibitive, però basta andare piano, provarla un po' prima e vedere quanto tempo che si fa. Solo così si può vincere il Tour di quest'anno. Con la velocità, senza conoscersi, non si va lontano. Mi sembra di capire che oggi quello che ha vinto addirittura ha indovinato di un secondo, quindi tanto di cappello.